Abbiamo appena vissuto la Pasqua con i suoi antichi riti, anche se purtroppo per il secondo anno, a causa della pandemia, non abbiamo potuto celebrarla come desideravamo. Ma come si vive la Pasqua in un paese dell'America Latina come la Bolivia? Come in tutti i paesi di tradizione cattolica, la Settimana Santa è molto sentita e ha spesso mantenuto le caratteristiche di una devozione molto forte. In Bolivia il Viernes de Dios, il Venerdì Santo, è un giorno considerato non lavorativo e si preparano pranzi a base di pesce perché tradizionalmente si vive l'astinenza dalla carne, pesce che è anche un simbolo cristiano molto antico. Inoltre esiste addirittura una legge statale, la Ley Seca, la legge asciutta, che proibisce ai locali pubblici dal Giovedì Santo per tutto il venerdì di vendere alcolici. E un'altra tradizione molto particolare che purtroppo si sta perdendo è quella di presentare 12 piatti in ricordo dei 12 apostoli o 14 portate, ricordando così le 14 stazioni della Via Crucis. E come non citare le feste di San Ignacio de Mojos, un paese di circa 20.000 abitanti dell'Amazzonia boliviana, un luogo erede dell'incontro tra un gruppo di gesuiti e le tribù indigene locali. La fede dal volto indio seminata ai tempi delle reducciones è ancora molto intatta. Ecco perché l'UNESCO ha riconosciuto la festa di Sant'Ignazio di Loyola il 31 luglio come patrimonio immateriale dell'umanità. E San Ignacio de Mojos è un esempio di quanto il Vangelo possa essere fecondo in queste terre dell'Amazzonia. Ma ci ricorda anche la sfida che interpella la missione, quella affrontata anche nel Sinodo dell'Amazzonia del 2019. Sono infatti numerosissimi i luoghi in cui l'incontro con il Vangelo non è ancora avvenuto per mancanza di sacerdoti, di suore, di laici impegnati. E non dimentichiamo le condizioni in cui il Vangelo deve arrivare, grandi distanze, tempi lunghissimi. Dalla fede, dalla ritualità locale, dall'inculturazione fino al Sinodo dell'Amazzonia. Quella che ci si para davanti è una chiesa dal volto amazzonico, una chiesa capace davvero di portare il messaggio di Gesù dentro la vita e la cultura delle persone e magari anche di suscitare una nuova consapevolezza sociale. E chissà se sapremo riprendere anche noi questo concetto di evangelizzazione per rievangelizzare le nostre terre europee.